Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: altro che Pamela Prati al GF VIP 7, Alfonso Signorini lancia l'indizio sullo smalto rosso lasciato sul taxi, ma ecco di chi è davvero. Pamela Prati sarà una delle concorrenti del GF VIP 7. Dopo l'espulsione avvenuta durante la prima edizione del reality show, la Prati varcherà nuovamente la famosa porta rossa per partecipare a quella che, stando alle varie indiscrezioni, sarà l'edizione più lunga della storia del reality show. Dopo rumors e indiscrezioni, un indizio pubblicato da Alfonso Signorini su Instagram ha portato i fan del reality show a credere fortemente nel ritorno della Prati al Grande Fratello VIP, scatenando anche un'accesa polemica sui social, dove gli utenti hanno espresso il desiderio di vedere volti che, nella casa di Cinecittà, non ci sono mai stati. Tuttavia, a smentire in parte i rumors sulla presunta presenza di Pamela Prati al Grande Fratello VIP è Deianira Marzano, secondo cui lo smalto rosso pubblicato da Signorini come indizio sulla seconda concorrente non sarebbe di proprietà della Prati, ma di un nome che ha già scatenato l'entusiasmo dei popolo dei social. Nome bomba per il GF VIP 7, Signorini sbaraglia la concorrenza. Indizio NR2, la seconda concorrente del GF VIP 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta? Ha chiesto Signorini ai propri followers pubblicando la foto di uno smalto rosso che potete vedere qui in basso. Leggendo le parole del direttore del settimanale Chi, il popolo di Instagram ha immediatamente pensato a Pamela Prati. La sera in cui fu espulsa dal Grande Fratello VIP, all'epoca condotto da Ilary Blasi, lasciando la casa, la Prati disse: chiamatemi un taxi. Una frase iconica che è rimasta nella storia del reality show e che ha spinto i fan del Grande Fratello VIP a pensare a lei di fronte leggendo l'indizio, lo ha dimenticato sul taxi. Secondo Deianira Marzano, però, lo smalto non è di Pamela Prati. Secondo Deianira Marzano che, tra le proprie storie di Instagram ha pubblicato la foto che vedete qui in alto, lo smalto sarebbe di Eleonore Ferruzzi e potrebbe essere proprio lei la seconda concorrente del Grande Fratello VIP 7. La Marzano, tuttavia, non dà per certa la presenza, tra i concorrenti, di Eleonore Ferruzzi. Il nome di quest'ultima, tuttavia, ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati di reality, sicuri che la presenza nella casa di Cinecittà della Ferruzzi darebbe vita a dinamiche interessanti. Sarà proprio lei, dunque, la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 7. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.